Sì, ma io anche vorrei solo dare un saluto perché è importante lasciare spazio ai nostri ospiti per entrare più nel merito. Solo due considerazioni. Beh, è evidente che il tema del responsabile per la transizione al digitale è sicuramente uno degli aspetti centrali nel difficile e lungo percorso di modernizzazione e di digitalizzazione della PA. Dobbiamo dire che però anche in questo caso appunto le difficoltà che fino adesso sono emerse sono quelle un po' di una cultura che noi cerchiamo di contrastare, cioè la cultura di chi pensa che si possa innovare nella PA per decreto. Cioè, la nostra pubblica amministrazione non si può innovare per decreto, ma appunto è necessario avviare dei percorsi di crescita, di empowerment, no? Che cambino le culture dominanti e invece adottino strumenti e prospettive diverse. Cito insomma quello che è noto, ma insomma per i nostri ascoltatori, cioè per i nostri partecipanti, il lavoro che fece l'onorevole Paolo Coppola lo scorso anno, che mise in evidenza come appunto, benché ci fosse una norma ben precisa, questa in gran parte non era stata raccolta da diversi enti locali. Noi abbiamo fatto una piccola ricerchetta, insomma, abbiamo fatto un po' il punto della situazione un anno dal lavoro che fece la commissione presieduta da Paolo Coppola e siamo andati a vedere attualmente qual è la situazione nelle grandi realtà. In questo momento, per quanto riguarda i ministeri, è un articolo a firma di Andrea Baldassarre che trovate sul nostro sito, da lì sto prendendo i dati. Attualmente i ministeri 9 su 13 hanno pubblicato su IPA il nominativo del responsabile dell'ufficio per il digitale. Sull'articolo trovate anche quali sono i ministeri. In termini di regioni e province autonome, 14 su 21 hanno pubblicato i riferimenti. Per quanto riguarda le città metropolitane, scusate, 11 su 14. Per quanto riguarda i comuni capoluogo, quindi grandi comuni italiani, 14 comuni su 109 hanno pubblicato i riferimenti del responsabile della transizione digitale. Non abbiamo dati per quello che riguarda invece i piccoli comuni, che evidentemente invece è il tema su cui ci soffermiamo oggi. Qual è il ragionamento di nuovo? Che la transizione al digitale deve essere accompagnata, non può essere per decreto. Proprio oggi ho letto un articolo sempre di Coppola, che sapete non è più onorevole, ma sono di queste cose. Si occupa ancora, non è onorevole alla Camera dei Deputati, è una persona di grande prestigio che su questi temi continua a lavorare e seguire. E lui oggi sulla testata invece Agenda Digitale fa un ragionamento che dice bene che il governo pressi la PA e ovviamente fa riferimento alla circolare del ministro Bongiorno che rimette al centro, no, questo tema. Quindi lui dice bene è responsabile per la transizione al digitale. Però è importante che si punti sulle competenze. Quindi anche Paolo Coppola, che seppur a caso ci stesse sentendo, saluto, rimette un po' al centro il tema fondamentale, quello dell'accompagnamento. Noi lo diciamo sempre, appunto, è necessario far sì che queste siano occasioni non per adempiere a appunto, una norma, no? Per cui tutta una pubblica amministrazione italiana viene vista come un adempimento, ma è necessario far capire come invece questi passaggi sono passaggi indispensabili. Indispensabili per creare una nuova pubblica amministrazione, una diversa pubblica amministrazione, un nuovo modello che, lo dico sempre, mi ripeto, ma mi ripeterò ahimè all'infinito, che superi la logica bipolare, per cui da una parte c'è la PA e dall'altra parte c'è il cittadino, le imprese, il territorio, ma una PA più vicino ai cittadini stessi. E questi sono passaggi fondamentali. Di qui al tema di oggi, di qui al tema e alla collaborazione con Comweb. È evidente che uno strumento come quello di oggi è uno strumento indispensabile per portare dentro la PA quelle competenze necessarie per favorire questo passaggio. C'è tra gli ospiti l'amico Salvatore Maras. Possiamo dire che noi, ovviamente, da una prospettiva, il Formez da un'altra, insieme ormai da tanti anni. Proprio ieri ho seguito un importante webinar del Formez sul tema del cloud nella pubblica amministrazione. Noi come FPA, loro come Formez SPA, da diverso tempo ormai appunto ci proponiamo come soggetti per facilitare attraverso anche questi strumenti no, l'acquisizione di nuove competenze.
Quindi ben venga, occasioni come queste, ben vengono occasioni poi di affiancamento delle realtà che stanno sul territorio. Conosco da diversi anni Comuweb, sono venuto diverse volte a Trento, credo che proprio appunto anche la logica che porta avanti Comuweb degli shared services, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni, possa essere la soluzione proprio ideale per poter poi accompagnare le realtà più piccole in questo percorso importantissimo verso la transizione al digitale, ma soprattutto verso un nuovo modello di essere pubblica amministrazione. Digitale è fondamentale, ma l'obiettivo ultimo è una PA che si collochi nei confronti del territorio in una logica di, no, di PA abilitante, grazie proprio a questi processi di modernizzazione. Ripeto, vuole essere solo un saluto, quindi non vi rubo tempo. Saluto gli ospiti. Francioni, Maras, Merler, che conosco bene, che sono dei protagonisti di questi percorsi, di questi processi. Buon lavoro. Grazie Gianni. E allora sì, anch'io diciamo non vi rubo tempo, vi dico solamente che la mia collega Patrizia in chat vi ha messo il link dell'articolo che abbiamo pubblicato ieri, appunto a firma di Andrea Baldassarre. Quindi se volete per approfondimenti potete andare a leggerlo, insomma, andare a leggere l'articolo integrale. Allora, scusate, sto cercando di caricarvi le slide. Che non riesco a trovare. Allora, Salvatore, buongiorno, intanto ti saluto. Allora, scusate, credo che vi devo ricaricare un momento le slide perché si sono spubblicate. Eccole qua. Salvatore, mi senti? Eccoci. Ti sento, tu mi senti? Sì, ti sento. Allora, ti passo la parola da relatore e le slide sono qui, quindi puoi cominciare. Prego. Grazie, grazie. Intanto buongiorno a tutti, sono Salvatore Marras, dentro Formez PA mi occupo di un'area che si chiama innovazione digitale, quindi seguo queste tematiche anche con una logica quasi da responsabile della transizione, nel senso che non ho una nomina formale, ma è un po' il ruolo che nella mia organizzazione di fatto esercito. Parlare del responsabile della transizione digitale oggi è tornato tema d'attualità per un motivo molto concreto, che il 1 ottobre il ministro Bongiorno ha rilasciato una circolare, anzi chiederei di mettere il link in chat in modo e inviterei un po' tutti anche a recuperare il testo, perché sono 4 pagine che in qualche modo sintetizzano quello che vi dirò, nel senso che il ministro ha fatto un richiamo a tutte le amministrazioni, proprio perché i dati sono quelli che ha citato prima Gianni Dominici, un forte ritardo rispetto alla nomina di questa figura, soprattutto se tenete conto che amministrazioni come ministeri, regioni, città metropolitane sono amministrazioni complesse che hanno un ruolo fondamentale nel passaggio al digitale di tutta la pubblica amministrazione. Questa circolare ha ripreso alcuni punti del CAD, ma ne ha aggiunto anche alcuni che riguardano delle raccomandazioni per quanto riguarda l'operatività di questa figura, cioè nel momento nel quale si procederà alla nomina, ci sono delle raccomandazioni che però recupereremo alla fine. Tanto, prima osservazione, il CAD parla di ufficio dirigenziale generale per la transizione alla modalità operativa digitale. Quindi noi parliamo sempre di responsabile della transizione, in realtà il riferimento è quello che deve esistere un ufficio che, tra virgolette, c'è scritto cosa deve fare, quindi un ufficio al quale l'amministrazione un ufficio che deve avere, come dire, un ruolo di tipo dirigenziale generale. Questo ovviamente dipende anche dalla dimensione dell'amministrazione. È ovvio che dove non esistono figure dirigenziali, penso ai piccoli comuni, non deve essere letto in maniera rigida. Questo ufficio dirigenziale, qua c'è il solito, come dire, avviso che è un po' come quando si devono introdurre le innovazioni senza produrre ulteriori costi, quindi anche qua, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, questo
Questo ufficio si deve occupare della transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Sono poche righe, ma secondo me dicono tutto. Dicono intanto il fatto che deve esistere una struttura organizzativa, quindi non è solo un responsabile, deve esistere una struttura organizzativa, che questa struttura organizzativa in qualche modo ha un compito di coordinamento generale di tutti quelli che sono i processi di innovazione digitale, interni all'amministrazione ed esterni, quindi anche la parte che riguarda i servizi al cittadino. Come deve essere individuato? Deve essere individuato dal vertice, quindi qua c'è una responsabilità del vertice, qui, i ministeri che non hanno nominato, le regioni che non hanno nominato il responsabile della transizione hanno una responsabilità nella mancata nomina e in qualche modo come dire, la guida politica o amministrativa, se non c'è una guida politica, ha questa responsabilità e in più dalla fine dell'anno scorso è previsto che il responsabile venga registrato all'interno dell'IPA. L'IPA è l'indice delle pubbliche amministrazioni, quindi è il luogo dove vengono indicati tutti gli elementi di riferimento dell'amministrazione, compresa una serie di dati obbligatori, quindi dalle PEC, in questo caso anche al responsabile della transizione, nel senso che in ogni amministrazione è previsto come dire, una unità organizzativa che è denominata Ufficio per la Transizione Digitale, nella quale le amministrazioni sono tenute a indicare il responsabile. Il CAD dice anche di che cosa si deve occupare, che competenze deve avere questa figura, questo per quanto riguarda anche la scelta, l'individuazione del soggetto all'interno dell'organizzazione, che è quella di competenze tecnologiche, informatica giuridica e anche competenze manageriali. E questo non è secondario, anzi, io forse l'ordine l'avrei invertito. E questa figura risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità operativa digitale direttamente all'organo di vertice politico. Questo vuol dire che questa posizione organizzativa è una posizione organizzativa di staff al vertice, che risponde direttamente al vertice politico. Questa, diciamo, è la collocazione. Cosa deve fare questa figura? Nel CAD c'è un elenco di diversi punti. Io qui li ho un po' sintetizzati, ho cambiato l'ordine, nel senso che ho messo prima quello che mi sembrava, quindi anche in termini di gerarchia, di riferimenti più alto. Intanto, il primo compito che ha questo responsabile è di attuare le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi tutte le direttive che possono riguardare l'innovazione digitale, ovviamente, quindi immaginate anche documenti generali, dalle strategie digitali al piano triennale dell'informatica per la pubblica amministrazione. Deve occuparsi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie, quindi qua prevale un compito più di tipo manageriale, organizzativo, di fare in modo che l'innovazione tecnologica non sia astratta rispetto all'organizzazione, ma anche che l'organizzazione in qualche modo si adatti e si muova verso l'innovazione digitale. Deve coordinare e sviluppare i sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, questa diciamo tutta la parte di reti e infrastrutture, che ovviamente in un'amministrazione di grandi dimensioni è notevolmente complessa, e che costituisce in fondo anche, come dire, l'elemento tecnologico di base senza il quale non si possono realizzare sistemi informativi, servizi e sistemi di gestione documentale. Deve coordinare il processo di dematerializzazione e gestione documentale, quindi tutto quello che serve per eliminare la carta dalle scrivanie e rendere trattabile in modo digitale attraverso i diversi sistemi. Quindi qua ci sta anche tutta la parte che riguarda
le firme digitali e i flussi di lavoro all'interno dell'organizzazione. Deve coordinare e in qualche modo presidiare la qualità dei servizi interni e esterni, quindi sia dei sistemi gestionali interni, ma anche dei servizi che le amministrazioni erogano attraverso il web. Deve occuparsi e promuovere l'accessibilità e l'usabilità dei servizi, ma anche dei sistemi tecnologici, quindi un compito in qualche modo anche di supervisore rispetto ai temi dell'accessibilità e dell'usabilità. Deve coordinare tutte le azioni che riguardano la cooperazione applicativa tra le pubbliche amministrazioni, sono tutte quelle azioni che in qualche modo sono anche tra le priorità delle strategie digitali italiane. Pensiamo all'identità digitale unica, al Pago PA, alle iniziative come l'anagrafe nazionale unica dei residenti, e deve coordinare e monitorare il tema della sicurezza informatica, un tema che è sempre più rilevante e critico. Quindi è una marea di responsabilità, di compiti che immagino rendano complessa l'attività di tutti quelli che sono stati preposti a questo compito. Questa è la norma. Io però vorrei vedere con voi come questo, come dire, l'aspetto normativo si può tradurre in termini pratici in attivazione all'interno di un'amministrazione di questa figura organizzativa che abbiamo detto prima deve avere una posizione di riferimento al vertice, ma come spesso è accaduto, sarebbe interessante intervistare i 9 dei ministeri, i 14 delle regioni. In realtà con le regioni ad agite è stato fatto, c'è stato un incontro in primavera proprio per capire il loro ruolo, il loro stato di operatività, ma pensavo anche agli 11 delle città metropolitane. Sarebbe interessante approfondire e capire con loro la formalizzazione del loro compito, se è stata anche sostenuta da tre cose essenziali. Quali sono le tre cose essenziali? Primo, degli obiettivi, cioè non basta formalizzare il responsabile e scaricare sul responsabile tutto quello che c'è nel CAD. È importante che ogni amministrazione definisca delle priorità, quindi che dia a questa figura degli obiettivi che siano anche misurabili nel tempo. Se non esiste un'agenda digitale dell'amministrazione, se non esiste un piano triennale del digitale nell'amministrazione, queste cose in qualche modo devono essere formalizzate e rese visibili non solo al responsabile, ma a tutta l'organizzazione. Servono risorse umane, cioè è impensabile che questa figura sia una figura che vive in uno stato di solitudine. Servono risorse umane anche perché qui l'ho chiamata tecnostruttura, è un po' come dire che rispetto al presidio di responsabilità servono anche delle competenze che poi sono quelle che dovrebbe avere questa figura, ma capite meglio di me come è praticamente impossibile che qualcuno abbia contemporaneamente tutte queste competenze e le sappia gestire al meglio. Quindi serve uno staff che presidi gli aspetti giuridici, informatici e anche organizzativi. Ma soprattutto, e questo devo dire, nella circolare di Bongiorno è stato messo in evidenza, quindi se l'avete scaricata, l'ho trovata nella penultima pagina, si deve coordinare. Si deve coordinare con tutta una serie di figure. La circolare di Bongiorno suggerisce che nel momento in cui viene nominata questa figura, gli si dia intanto il potere di costruire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione, di costituire gruppi tematici per singole attività o adempimenti, pensate un po' appunto all'attuazione di tutto quello che è previsto nel triennale di Agid, di poter emanare circolari e atti di indirizzo in modo che l'organizzazione poi in qualche modo risponda a queste esigenze. E dovrebbe avere anche il compito di fare un piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, quindi a sua volta, avendo ricevuto gli obiettivi, deve mettere questi obiettivi su un piano operativo che deve essere ovviamente condiviso con gli altri
dirigenti responsabili e deve essere reso, comunicato e reso pubblico nell'organizzazione. E dovrebbe anche a fine di ogni anno relazionare sullo stato d'avanzamento. Quindi questa figura ha questo compito che va dal presidiare tutta una serie, di azioni che sono previste, nelle norme, nel CAD, nel piano triennale, nelle strategie digitali e cercare di riportare dentro l'organizzazione, le azioni necessarie per attuarle. In particolare qua ho riportato alcune figure che secondo me sono rilevanti dal punto di vista delle relazioni, cioè questo responsabile deve agire in stretta, cooperazione intanto con il responsabile della gestione documentale. Qui ci sono anche degli strumenti che le amministrazioni dovrebbero avere, innanzitutto il manuale della gestione documentale, che deve essere coerente a questo punto, con anche se esiste un piano triennale dell'organizzazione. Perché è importante il responsabile della gestione documentale? Perché se anche questo esercita il suo compito in maniera non formale ma concreta e operativa, è la figura chiave per dematerializzare tutti i processi, tracciare tutti i processi, avere strumenti, con i quali organizzare, classificare e cercare, i documenti dell'amministrazione. Si deve raccordare con il responsabile della formazione. Dominici citava Coppola, il problema delle competenze. È fondamentale il problema delle competenze. Come può un responsabile della transizione portare del cambiamento se non è sostenuto e accompagnato da azioni di sviluppo delle competenze interne? Siccome le amministrazioni devono avere un responsabile della formazione, che a sua volta deve fare un piano triennale della formazione, le competenze digitali di base, quelle specialistiche, dovrebbero essere inserite nei piani triennali della formazione e coerenti con i piani triennali del digitale, se no sono due mondi che non comunicano e non parlano, cosa che purtroppo è molto più frequente di quello che possa, sembrare. C'è il responsabile dei sistemi tecnologici, qua in molti casi il responsabile della transizione coincide con questo responsabile, però in organizzazioni più complesse potrebbero essere figure distinte. Diciamo qua è tutta la parte delle infrastrutture, l'attuazione del cloud, la sicurezza, la cooperazione applicativa e ci sono altre figure come il Data Protection Officer che sono preposte al trattamento dei dati personali. Aggiungerei, forse avrei dovuto esplicitarlo, anche il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione perché anche queste figure incidono sul modo col quale, per esempio, si attuano delle procedure, quindi il modo con il quale poi le tecnologie supportano le procedure deve necessariamente anche rispondere a criteri che riguardano, un trattamento adeguato dei dati personali, un'adeguata trasparenza, un'adeguata prevenzione della corruzione. Come pure possono esserci delle figure che non sono normate, ma che possono essere rilevanti in un processo di cambiamento digitale, che sono il responsabile dell'agenda digitale, spesso come se l'agenda fosse come dire, un qualcosa esterno all'amministrazione. Certo, l'agenda digitale di una regione riguarda tutto il territorio, ma il modo col quale all'interno dell'amministrazione regionale ci si adegua a quelli che sono gli obiettivi di un'agenda è fondamentale. Quindi sono figure che se sono distinte devono in qualche modo dialogare. Potrebbero esserci responsabili di aspetti specifici, penso agli open data oppure alla partecipazione, oppure i servizi web, come pure responsabili, operativi, di tipo organizzativo. Abbiamo citato prima responsabile della formazione, ma anche responsabile delle risorse umane, ma anche figure che in qualche modo, incidono sul lavoro, dei diversi uffici, quindi i vari responsabili di settore, una forma di settore servizio, dipende come l'amministrazione è organizzata, è una forma di coordinamento organizzativo, molto forte. Quindi quello che trovo positivo anche in questa circolare di Bongiorno è che si sia ribadita la rilevanza di questa figura strategica ed è la figura con la quale AGID deve parlare, quindi il responsabile della transizione è il soggetto anche che mette in rapporto l'amministrazione, regionale, centrale, i comuni con l'Agenzia per l'Italia Digitale e che deve essere la figura che in qualche modo risponde al vertice,
È chiaro qua che la criticità, lo so perché spesso il commento che viene fatto alla fine di questo ragionamento, ecco, queste cose bisognerebbe dirle ai vertici politici. E condivido questa osservazione. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie a te Salvatore, grazie mille. Allora, andando avanti nel programma, adesso abbiamo l'intervento del dottor Alessandro Francioni. Mi sente? Sì, Eccoci. perfettamente. Bene, allora, queste sono le sue slide, io le passo direttamente la parola così non le rubo tempo. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io condivido Sentiamo, tutte le. scusi, la interrompo solo un momento perché sentiamo un po' di rumore al microfono, forse ha impattato sul. Bene. Adesso? Perfetto. Ok. Avevo mosso un foglio, quindi Sì, il microfono perfetto. molto Prego, prego. sensibile. Proceda pure, grazie. Allora, io condivido quello che è stato detto nell'ambito dell'importanza e del ruolo della figura del trasformatore digitale. Questa mattina mi piaceva condividere con la platea il lavoro di trasformazione digitale e di revisione organizzativa di un territorio che è quello della Valle del Savio. La regione Emilia-Romagna ha spinto molto sulle unioni dei comuni. E nell'ambito delle revisioni dei processi di revisione territoriale, i comuni capoluogo comunque di grande dimensione come Cesena, che non erano, tra virgolette, obbligati a far parte di un'unione, hanno deciso di partecipare a questo processo di revisione e quindi in quel contesto di processo di revisione. Il tema della trasformazione digitale è stato uno degli elementi fondamentali anche per sviluppare l'architettura e l'architrave su cui sviluppare anche tutti gli altri servizi. Quello che quindi voglio, forse ho sbagliato il tasto, ecco. Spero che, ecco. La nostra unione è nata nel 2014, si è consolidata con i progetti organizzativi nel corso dell'anno. Una cosa che siamo riusciti a fare contestualmente per poter, diciamo, creare i presupposti corretti, quello di prendersi il giusto tempo di riflessione per implementare un processo di cambiamento. Quando sentivo il dottor Marras prima parlare, mi veniva in mente che la capacità di costruire delle relazioni, dei tavoli di coordinamento, di relazionarsi con i dirigenti, con l'organo politico, richiede del tempo. E spesso nelle amministrazioni questo tempo non c'è, perché siamo, tra virgolette, fagocitati da direttive, adempimenti, diciamo, disposizioni urgenti che arrivano. Contestualmente c'è un'agenda, un programma di governo dell'ente da portare avanti. Nel contesto dell'Unione ce ne sono più di uno, nel senso che ci sono anche tutti gli altri comuni, evidentemente, che hanno le loro esigenze. Quindi non è facile trovare il modo anche per fermarsi un secondo e riflettere esattamente come si vogliono costruire le basi della trasformazione e del cambiamento. Noi abbiamo utilizzato l'anno 2014 per diciamo, costruire un progetto organizzativo in una prima versione che poi è stata anche rivista successivamente, proprio perché l'idea era quella che tutti gli amministratori della nostra Unione ritenevano che diciamo, l'informatica e lo sviluppo tecnologico fossero le basi per rivedere i processi. Siamo in un contesto particolare, la nostra unione vede, contrariamente di molte altre unioni dell'Emilia-Romagna, un comune di una certa dimensione che quindi fa da traino e altri comuni che bene o male diciamo, sono omogenei, popolazioni che vanno dai 6.000 abitanti fino a popolazioni di 1.000 abitanti. Quindi di fatto un'unione di 6 comuni dove il ruolo di Cesena è sempre stato un ruolo abbastanza trainante per quanto riguarda anche la popolazione e le risorse. Questa slide vi mostra da come siamo partiti, cioè alla fine del 2014 vedete Cesena aveva una spesa storica, investimenti e parte corrente sull'aspetto tecnologico non eccezionale rispetto a comuni come Cesena, parliamo di un comune di 97.000 abitanti, tuttavia
chiaramente sproporzionata rispetto a tutti gli altri, a tutti gli altri territori. E siamo arrivati a un processo di sviluppo, di cambiamento alla fine del 2018, dove siamo riusciti anche a incrementare la nostra spesa, in quanto sono arrivate tutte una serie di esigenze nuove dei territori che hanno riconosciuto ai sistemi informativi un ruolo di guida nello sviluppo tecnologico. Se notate, e mi piace anche farvi vedere questa parte, l'ultima riga, il personale, si parlava prima di risorse del personale, di importanza di avere delle persone per sviluppare, diciamo, la trasformazione digitale, noi siamo riusciti a fare economia col personale che avevamo all'interno del comune di Cesena. Cesena aveva 12 persone che si occupavano di Information Communication Technology, e gli altri territori, come vedete, secondo ovviamente un calcolo prettamente matematico che abbiamo preso dal nostro progetto organizzativo, non avevano nessuna figura che si occupava fisicamente dell'aspetto tecnologico, tranne la comunità montana, che appunto aveva una figura che seguiva un po' i comuni del territorio. E oggi siamo riusciti addirittura anche a economizzare una risorsa, quindi fondamentalmente con una risorsa in più siamo in grado di servire 5 comuni in più, più la nostra unione stessa. Quindi già questo è un'economia che è palpabile e verificabile. Poi ci sarà un'altra slide che dimostra che anche il costo a carico dei comuni fondamentalmente è rimasto lo stesso. Questa era un po' la situazione che noi abbiamo visto quando siamo andati nei territori. Questi erano i famosi data center dei nostri comuni. Ecco, come vedete, situazioni assolutamente... Credo che se noi andassimo in moltissimi degli altri 8.000 comuni italiani saremmo in questa condizione. Questi sono i data center di alcuni comuni che ovviamente abbiamo rimosso completamente, portandoli sul nostro data center. Cosa avevamo? Avevamo dei limiti, no? Avevamo criticità tecniche, risorse umane limitate, budget limitati, un progetto di dismissione, di migrazione dal data center della provincia. Eravamo nell'epoca 2014 dove le province dovevano sparire da un momento all'altro e quindi già la provincia si era cominciata a muovere verso tutti i comuni del nostro territorio per comunicare la volontà di ridurre il proprio carico di servizi nei confronti del territorio, e volevamo creare però delle economie di scala, centralizzare su Cesena tutta una serie di servizi e soprattutto uniformare i nostri processi, la nostra sicurezza e fare in modo nei primi anni di rallentare leggermente l'attività del comune di Cesena per cercare di caricarsi, di portarsi a bordo anche tutti gli altri comuni del territorio. Per fare questo, quindi per sviluppare questa trasformazione, ci siamo dati un obiettivo fatto in 5 punti. Uno, quello appunto riguardante la rete, le infrastrutture. Oggi noi siamo tutti in un'unica rete, da Verghereto, quindi dalla montagna, dall'Appennino, fino ad arrivare alla pianura. E quindi tutto un unico data center, su cui abbiamo anche il supporto della regione, perché la nostra... società in house partecipata anche dalla regione e da tutti gli altri enti del territorio, l'EPIDA, offre tutta una serie di servizi di sicurezza che ci consentono di sviluppare insieme in maniera sinergica anche quei temi di sicurezza, di infrastruttura, di navigazione e quant'altro che servono per il territorio. Un'altra attività importante che abbiamo fatto in termini di trasformazione è stata i software, i servizi di sicurezza e i software applicativi. Cioè abbiamo spinto per armonizzare il parco applicativo. Poi una slide successiva vediamo anche qualche numero. Oggi siamo nella fase 5, cioè siamo nella fase in cui abbiamo riportato alla linea di qualità che offriva Cesena ai propri cittadini anche gli altri comuni. Quindi oggi vivere a Verghereto, che ha 1.000 abitanti, o vivere a Cesena in termini di fruibilità di servizi non cambia. Quindi tutti i cittadini possono gradualmente ottenere dei primi risultati. L'anno scorso abbiamo implementato i primi servizi online per il comune di Mercato Saraceno, tra l'altro anche con grande soddisfazione, perché quasi l'80% dei cittadini di Mercato Saraceno hanno effettuato istanze sul mondo scuola direttamente online.
Questa un po' è una slide che fa il riepilogo delle attività che vi ho detto. Ecco, abbiamo ovviamente fatto anche un'attività di razionalizzazione dei costi. Questo è il tema anche dei costi che avevamo sul punto, diciamo, di supporto della provincia, che abbiamo, diciamo, dismesso, e ci siamo avvalsi della convenzione ordinaria che abbiamo con l'EPIDA. Abbiamo portato tutta la nostra sicurezza anche agli altri territori, perché chiaramente mettendoli tutti nella nostra rete avevamo necessità che tutti avessero lo stesso livello di sicurezza. Parliamo di comuni che avevano delle collaborazioni esterne, delle piccole società locali, che ovviamente sono state assorbite in un unico contratto e di fatto oggi da Cesena riusciamo da remoto a presidiare l'aspetto della sicurezza, della posta elettronica, della navigazione e dei vari servizi. Questo è una slide che fa riferimento appunto alle persone che addirittura si sono anche diminuite. La vedete sulla destra anche il numero di richieste. Abbiamo creato un sistema di help desk centralizzato dove registriamo tutte le richieste di intervento e come vedete c'è un'impennata di richieste, quindi l'idea della trasformazione digitale ormai è connaturata in tutti i nostri operatori, tutti i nostri utenti sono abituati a fare richieste e ad avere delle risposte. Il nostro personale è valutato anche nelle schede di produttività, proprio anche nella capacità di interagire con i nostri, diciamo, colleghi per sviluppare, per creare, diciamo, i servizi. I fornitori, se vedete la griglia sui fornitori, sono gradualmente diminuiti. Quindi vuol dire che abbiamo fatto un'attività anche di razionalizzazione dei rapporti con i nostri fornitori. Abbiamo mantenuto in essere quei contratti con quei fornitori che ci consentivano in qualche modo di avere una prospettiva di cambiamento, mentre abbiamo lasciato quei fornitori che avevano prodotti su cui non avevano neanche investito nel tempo per svilupparli, per modificarli dal punto di vista tecnologico e che non facevano più una logica di multi-ente, perché ormai qui ragioniamo in termini di multi-ente. Non sto a fare tutta la carrellata di software, però fondamentalmente oggi non c'è nessun software che non sia stato armonizzato, quindi ragioneria, quindi segreteria, quindi protocollo, quindi sistemi informativi territoriali, quindi tutto quello, portello unico delle imprese, mondo della scuola, quindi fondamentalmente abbiamo lasciato un minimo di autonomia solo sull'aspetto dell'anagrafe, dei servizi demografici, che abbiamo comunque supportato, perché oggi il territorio è assolutamente in linea con tutte le piattaforme abilitanti, quindi tutti i nostri comuni rilasciano la carta d'identità elettronica, tutti i comuni sono entrati nella NPR, sta entrando l'ultimo comune che è Sarsina, tutti hanno sistemi di pago PA. E quindi di fatto abbiamo accompagnato i nostri comuni nella trasformazione anche tenendo sotto controllo quelle che erano le indicazioni nazionali, no? Prima il dottor Marra parlava di direttive nazionali. La prima cosa che deve fare il trasformatore digitale è tenere sotto controllo le direttive nazionali e fare in modo che siano applicate, cosa che abbiamo fatto. Si parlava anche di cittadini, perché si diceva che il trasformatore digitale deve anche in qualche modo supportare un processo di cambiamento che abbia come punto di ricaduta un qualcosa di tangibile per i cittadini, in realtà non è una novità, ce lo diceva già il famoso ministro che parlava appunto del ministro dell'innovazione negli anni dei governi passati, diciamo che adesso non mi viene il nome, comunque tutti i ministri dell'innovazione tecnologica hanno comunque spinto ecco Stanca, non mi veniva il nome, il ministro Stanca fu quello che è il primo che introdusse il concetto di un e-government che fosse rivolto ai cittadini. Oggi abbiamo diversi servizi online, su alcuni servizi sono 100% online, 100% nel senso che tutti i procedimenti, alcune aree, vedi la scuola, vedi i demografici, vedi la mobilità, hanno un'interfaccia online e in molti casi, la scuola ne è un esempio, sono online dal punto di vista anche amministrativo, quindi inseriamo clausole di irricevibilità per pratiche che sono presentate in modalità cartacea. Ovviamente per il discorso del digital divide abbiamo comunque un punto di accesso che è lo sportello unico del cittadino che può sempre supportare quel cittadino che magari non ha strumentazione elettronica o non ha dimestichezza nell'utilizzo delle tecnologie.
aree attributi, aree imprese, aree generali. Qui un po' di dati, cioè quello che abbiamo seminato, come si è sviluppato in termini di risposta da parte dei cittadini. Vedete, abbiamo molti servizi, cioè questi sono dati 2017, ma sono già in aumento. Sul mondo delle scuole abbiamo praticamente quasi 70, in alcuni casi anche l'80% di servizi esclusivamente online, quindi i cittadini rispondono in maniera molto proattiva. Abbiamo anche degli incentivi, si parlava anche di incentivi nei commenti di Coppola alla circolare citata del ministro Bongiorno, no? Per fare in modo che le pubbliche amministrazioni facciano questo switch off verso il digitale. Per fare il switch off verso il digitale sicuramente bisogna anche investire delle risorse. Stiamo lavorando e abbiamo già investito delle risorse per rendere gratuiti servizi che sono a pagamento qualora abbiano un approccio tecnologico. I certificati ovviamente non ci pagano, le ZTL stiamo ragionando con la giunta per prevedere degli sconti. Quindi, di fatto, l'idea anche di incentivare l'utilizzo dei servizi online è nelle corde di questa amministrazione. Questi sono alcuni dati riguardanti appunto i nostri servizi di collegamento verso i cittadini, verso avvocati, notai e altre pubbliche amministrazioni. E ecco, questa vi dà l'idea come abbiamo fatto a portarci dietro diciamo, gli altri comuni. Cioè, quando noi parliamo di creare delle relazioni, non è che possiamo semplicemente dire il comune di Cesena è il comune più grande e quindi dovete fare e dovete seguire quelle che sono le linee dell'agenda digitale di Cesena. Chiaramente un elemento fondamentale che ha in qualche modo anche spinto i territori a seguire questo processo di cambiamento è quello di non chiedere anche un ulteriore investimento economico. Queste sono le cifre che i comuni pagavano negli anni per l'Information Communication Technology, ovviamente tutto con costi esterni, quindi fornitori esterni che offrivano del software, offrivano dei servizi, i servizi della provincia e quant'altro. Nel tempo abbiamo preso l'impegno di tenere ferme questi contributi. Quindi tutto quello che abbiamo messo, diciamo, abbiamo messo diciamo, in risorse finanziarie per sviluppare quella che era la trasformazione digitale del territorio e poi portare anche dei servizi aggiuntivi, e in parte l'abbiamo inserito, l'abbiamo trovato tramite il Comune di Cesena, in parte dalle economie che noi abbiamo ottenuto razionalizzando i nostri applicativi e razionalizzando i nostri servizi. Questo vi dà un po' l'idea fondamentalmente di com'è la torta del nostro budget, bene o male è anche il budget del 2017, quindi fondamentalmente un budget che si occupa molto sulla parte manutenzione, fornitori esterni, servizi e acquisti in maniera diciamo più ridotta. Questa invece, siamo verso la fine, vi fa vedere cioè, diciamo, come si è sviluppata la trasformazione. Ovvero, siamo partiti con un alto 44% di costo che andava a finire sulle manutenzioni e sugli acquisti, se vedete, poco sui servizi, perché i comuni diciamo, riuscivano ad ammettere nel loro budget, precedentemente all'Unione, esclusivamente risorse per fare l'ordinario, cioè per avere quei servizi di base che senza i quali non avrebbero potuto lavorare. Non avevano l'idea di investire delle risorse aggiuntive in termini di tecnologia per sviluppare dei progetti. Ecco, alla fine di questo percorso abbiamo ridotto la manutenzione, ridotto gli acquisti, perché abbiamo fatto anche un piano di razionalizzazione sugli acquisti, sulle licenze e sull'hardware, e abbiamo aumentato il budget per i servizi, per i progetti, anche grazie alla nostra unità operativa all'interno del servizio informatico che si occupa anche di sviluppo interno di applicazioni qualora non troviamo sul mercato i prodotti che fanno al caso nostro, che devono essere ovviamente prodotti multiente. Questo è un po' il quadro di quello che per noi ha voluto dire la trasformazione digitale di un territorio. Oggi siamo nella condizione appunto di cominciare a sviluppare anche dei servizi innovativi
per altri territori, non solo per il comune di Cesena. Credo che gli amministratori siano soddisfatti, almeno per quanto riguarda lo sviluppo di questo processo. Chiaramente un processo che non ha, non è che è finito, come tutti i processi. Adesso siamo verso la fine del mandato, il prossimo anno avremo quattro amministrazioni che si rinnovano su sei del nostro territorio, e quindi chiaramente ci immaginiamo che verranno riproposte delle sensibilità nuove, dei servizi nuovi, delle attenzioni nuove, su cui ovviamente i sistemi informativi e il trasformatore digitale, nel nostro caso la nomina formale esiste ed è stata assegnata appunto alla mia persona nella logica del dirigente dei sistemi informativi, viene richiesto. Molto importante sono i rapporti, diciamo, interpersonali. Non è facile avere, lo diceva prima Dominici all'inizio, non è che se uno è trasformatore digitale automaticamente trasforma digitalmente la macchina. Per trasformare digitalmente la macchina bisogna avere la pazienza e la capacità di persuasione e di lavorare con i tuoi colleghi dirigenti, perché alla fine sono pari grado a te, per convincerli di cambiare il modo di lavorare. Tant'è che mi permetterei di aggiungere agli stakeholder che citava Marras anche il dirigente del personale barra organizzazione, il dirigente della ragioneria, perché poi laddove non arriva la persuasione, arrivano anche quelle leve che sono risorse aggiuntive o finanziarie o umane che ti consentono di cambiare il processo. Sono a disposizione per eventuali domande. Perfetto, la ringrazio molto. Allora, io andrei avanti perché insomma siamo, magari andremo leggermente lunghi sull'orario, ma insomma non c'è problema. Passerei la parola agli ultimi due relatori, Walter Merler. Mi sentite? Walter? Sì, certo, Ok, e Gabriele Francescotto, credo che siate collegati dalla stessa postazione, giusto? certo. Ok. Bene, allora parlerà prima Walter, se non sbaglio, da programma, ok? Quindi ti lascio le slide impostate e ti passo la parola come relatore. Puoi iniziare quando vuoi. Grazie. Beh, innanzitutto grazie per la partecipazione, in particolare perché questa è la prima esperienza di webinar che come Consorzio Comuni dedichiamo ai nostri segretari comunali. L'abbiamo voluta fortemente con Gianni Dominici, con Forum PA e vi ringrazio anche perché vedo che la partecipazione di voi segretari è molto forte. L'hanno già detto chi mi ha preceduto, il tema è oggi assolutamente di attualità, non fosse altro che per quella circolare che è stata ricordata anche prima, una circolare che fra l'altro getta un ponte chiaramente, un filo diretto tra governo Agid e ogni singolo responsabile per la transizione digitale, sia esso responsabile di una città metropolitana, sia esso responsabile per un piccolo comune di montagna. Devo dire subito che però per noi, per voi segretari che siete con noi da molto tempo e per noi come consorzio, diciamo che quello che si chiede non rappresenta una novità, nel senso che il quadro normativo che ci è stato anche rappresentato è conosciuto da tempo, l'abbiamo visto di fatto nascere un po' alla volta in questi anni. Io non torno su quello che è stato già detto, ma a me spetta il compito di dire cosa farà e in particolare come lo farà il Consorzio dei Comuni, mi leggo a quello che diceva Gianni Dominici prima, per accompagnarvi in maniera molto concreta, ripeto, in questo percorso attraverso la messa in disponibilità di metodo e tecnologia, affinché, come diceva sempre Gianni, ci siano degli adempimenti da fare, va bene, ma che siano anche delle opportunità di crescita per i nostri comuni. Quello che faremo lo faremo evidentemente in continuità con ciò che facciamo per i nostri enti soci ormai da diversi anni. Quello che intendiamo fare è rappresentato di fatto da questa slide, che diciamo è una slide che abbiamo preparato perché pensiamo che possa dare l'idea di quello che vogliamo fare. Noi vogliamo essere di fatto, e lo siamo credo da molto tempo, una guida a cui affidarsi per affrontare un sentiero nuovo. Una guida che evidentemente gode già della vostra fiducia, di voi segretari, e
ai quali credo il consorzio abbia dato ormai numerose prove di affidabilità. Un consorzio che ha rapporti quotidiani e direi quasi familiari ormai con voi segretari, che conosce benissimo il territorio, gli enti soci, la loro organizzazione, e questo credo sia un prerequisito essenziale per accompagnare un comune in questo percorso, che conosce evidentemente le conseguenze di cosa vuol dire contrazione di risorse umane e soprattutto di risorse finanziarie, in particolare per le spese ICT. Un'altra cosa che sta alla base di questo ruolo che stiamo svolgendo per i nostri segretari comunali e che intendiamo svolgere in maniera ancora più forte è rappresentato dalla conoscenza del contesto istituzionale, poi all'interno del quale questi principi e questi obiettivi fissati dal legislatore per transitare verso un'amministrazione digitale aperta dovranno trovare puntuale declinazione. E qui non si può non sapere e non si può non tener conto che, tanto per dare qualche numero, dal 2009 ad oggi i nostri comuni sono diminuiti da 223 a 176. I piccoli comuni in particolare sono stati ridotti del 40%, sono aumentati sensibilmente i comuni dai 2.000 ai 5.000 abitanti. Ripeto, i comuni da 0 a 1.000 abitanti sono passati da, diciamo, 112 nel 2009 a 68 ad oggi. Quindi dobbiamo tenere presente di un processo di riforma istituzionale che ha riguardato le fusioni dei comuni. Il Trentino da questo punto di vista rappresenta un po' forse un unicum in Italia. Altra cosa che dobbiamo tenere presente quando si parla di transizione al digitale è un percorso di gestione associata dei servizi che riguarda in Trentino oltre 100 comuni per 32 ambiti e che, se andiamo a guardare la popolazione interessata, riguarda praticamente metà della popolazione, circa 240.000 abitanti. Dicevo prima che per noi non rappresenta una novità ciò che si chiede in quella circolare, nel senso che evidentemente grazie anche alla vostra collaborazione, alla collaborazione di segretari comunali che hanno garantito sempre un atteggiamento proattivo, propositivo nei confronti anche delle proposte del consorzio dei comuni, il risultato in Trentino, visto che mancano i dati sui piccoli comuni, magari questo può essere molto utile per comprendere anche la bontà del percorso che insieme ai nostri segretari e alle strutture comunali stiamo facendo da qualche anno, credo sia un dato in assoluta controtendenza, perché facendo due conti sui dati che sono stati dati prima, se parliamo di grandi comuni, parliamo di un 22% dei grandi comuni in Italia che hanno nominato il responsabile. Non oso pensare se andiamo sui piccoli comuni. Bene, se andiamo a guardare questi numeri, in Trentino i piccoli comuni, visto che il 90% comunque dei comuni trentini sono tutti sotto i 5.000 abitanti, rappresenta il 76%. Quindi, di fatto, grazie a questo percorso di condivisione, di sensibilizzazione, di visita quotidiana che noi facciamo nei comuni, oggi possiamo dire che la realtà trentina, non mi spingo a dire possa essere presa ad esempio, ma è un metodo che riteniamo funzioni. Bene, detto questo, mi avvio ad entrare diciamo, nella parte più concreta e quindi come lo faremo, cosa intendiamo fare per voi segretari per accompagnarvi in questo percorso. Innanzitutto lo faremo con delle risorse umane interne al Consorzio dei Comuni che sono sempre più specializzate. È uno staff ridotto, non numericamente quindi molto elevato, ma molto specializzato in termini di competenze digitali. In questo senso, va ricordato, ci tengo in particolare a ricordare che anche, grazie a una rinnovata e sempre più stretta collaborazione con la nostra società di sistema, mi riferisco a Informatica Trentina, noi abbiamo acquisito, abbiamo a disposizione, risorse umane specializzate, come dicevo prima, che ormai da più di 2 anni, insieme al personale interno del consorzio, batte il territorio e evidentemente, fa opera di sensibilizzazione. Lo faremo con partner di primissimo livello, in questo caso con FPA. Questo webinar rappresenta un po' l'inizio di un nuovo percorso che poi vi spiegherò quale sarà. Attraverso un costante rapporto con la provincia autonoma di Trento e con le strutture preposte, e questo non può essere un'impostazione di questo tipo, non può che essere un'impostazione di sistema. Non,
I comuni non possono fare strada da soli, come la provincia, come la società di sistema. Deve essere un'operazione concertata e che, diciamo, opera, direi, all'unisono. Lo faremo anche grazie a tecnologie abilitanti, in particolare attraverso l'individuazione di criteri di selezione che ci permettano di poter scegliere esclusivamente fra una gamma di beni e di servizi tecnologici, mi riferisco alle gare, che rispettano puntualmente i principi che stanno alla base del CAD e del piano triennale. Nel momento in cui, anche attraverso la piattaforma CommonWeb, ma anche attraverso altre relazioni con altri fornitori, metteremo a disposizione qualcosa dei comuni, lo faremo solo mettendo a disposizione prodotti che oggi rispondono a ciò che il CAD e il piano triennale prevede, anche se questo vuol dire evidentemente fare molta più fatica perché banalmente dobbiamo trovare prodotti esclusivamente open source. Lo faremo evidentemente valorizzando una community che noi oggi ci vantiamo di avere e che raggruppa più di 1200, come vedete il dato, dipendenti comunali e che sta con noi e praticamente in maniera standardizzata alimenta costantemente, quotidianamente, le oltre 180 piattaforme informative che i nostri enti locali ormai hanno adottato da diversi anni. Come vedete i dati. Diciamo che il 92% dei comuni trentini e il 94% delle nostre comunità di valle utilizza la piattaforma informativa CommonWeb e in parte, chi più chi meno, evidentemente anche tutti i microservizi che sono integrati e integrabili con la piattaforma CommonWeb. Poi siamo andati un po' lunghi, ma semmai faremo anche un altro webinar in raccordo con Gianni Dominici per entrare nei dettagli più tecnici. Questi sono alcuni numeri che però danno l'idea di come anche un territorio dei piccoli comuni, nel momento in cui vengono considerati una sorta di land e quindi si parla di gruppo di comuni, di community, di ecosistema e non di comuni singoli, porta a dei risultati che banalmente venivano citati prima, gli open data, oggi portano i comuni trentini ad essere a un punto molto alto, penso al massimo livello, tra gli enti locali che pubblicano open data di qualità. Ho riportato una citazione di Gabriele Ciasullo di Agid che si riferisce al valore degli open data che vengono generati dalla piattaforma Open Agenda che gestisce gli eventi culturali nei nostri comuni. Ma adesso forse è utile arrivare alla conclusione per non portare via ulteriore tempo e fondamentalmente arrivare all'ultima slide dove trovate le cinque cose che di fatto faremo in continuità con il passato per i prossimi anni, per il prossimo periodo. Innanzitutto continueremo in questo percorso che abbiamo attivato con Forum PA, che ho definito come Web Next Step, dove si parlerà essenzialmente di competenze digitali. Non possiamo, diciamo, non portare formazione all'interno dei comuni su queste tematiche. Lo dobbiamo fare affiancandoci anche a delle persone che lo sanno fare molto bene, utilizzando strumenti tecnologici avanzati, senza però mai rinunciare al contatto diretto con i nostri segretari, con le nostre strutture. Di questo vi verrà dato evidentemente comunicazione già ai primi giorni della prossima settimana e quindi mi taccio su questo argomento. L'altra cosa che è molto importante è l'attivazione di un servizio di accompagnamento ai responsabili della transizione digitale, un servizio che di fatto prevederà in linea con quello che è contenuto anche nella circolare. Incontri fisici, incontri in loco, verremo a trovarvi nei vostri comuni e vi somministreremo delle checklist di verifica degli strumenti di autovalutazione. Potremo fare per voi delle analisi per farvi sapere come è messo il vostro comune dal punto di vista della transizione al digitale. A seguito di questa analisi, prevediamo di sviluppare con voi un piano di lavoro e accompagnarvi anche nella stesura di relazioni annuali che devono necessariamente essere portati, come si diceva prima, all'attenzione dell'organo politico.
Terza cosa, l'attivazione di laboratori territoriali di Open Government. Il primo è già partito in Giudicarie, è un progetto pilota che poi porteremo anche in altri territori. In questo caso si prevede una definizione di un percorso formativo in materia di ICT definito in maniera partecipata con le strutture comunali. Anche di questo vi verrà data informazione. Evidentemente una creazione della community dei responsabili per la transizione dei comuni trentini. In poche parole andremo a prenderci anche gli altri che mancano, i pochi altri che mancano, che abbiamo motivo di credere entro l'anno procederanno con la nomina. Dopodiché, ultima cosa, e passo anche la parola a Gabriele, evidentemente continueremo nel lavoro di individuazione di nuovi microservizi, un potenziamento ulteriore della piattaforma Common Web, seguendo però un principio molto, molto preciso, nel senso che i comuni, come è avvenuto anche in questi anni, non saranno semplici fruitori di questi microservizi, ma saranno al tempo stesso creatori di questi microservizi. E questa, secondo me, è un po' la chiave di volta del successo anche di Common Web. Tutto ciò che è stato fatto ed è nato all'interno di uno o più comuni. Di fatto si procede per buone pratiche e si procede dimostrando che ciò che viene fatto in un comune può davvero, se fatto in un certo modo, essere riusato ed essere messo a disposizione degli altri, anche risparmiando denaro, e questa evidentemente non è una cosa da poco. Se servirà, ne parleremo con Gianni, ma vi sentiremo per capire cosa ne pensate di questo webinar e rispetto alla necessità di farne altri in materia, passo la parola a Francescotto per un dettaglio un po' più tecnologico. Grazie. Walter, grazie. L'unica cosa, aspetta che vi preparo le slide. Ciao Gabriele. Ciao, ciao. Allora, guarda, ho lasciato impostate le tue slide e vi ripasso la parola così puoi utilizzarle. Prego. Entriamo subito nel vivo, allora, visto che non abbiamo molto tempo. Io mi sono permesso di fare un po' un esercizio, sostanzialmente, di mappatura tra quelle che ritengono essere, quel che ritengo personalmente essere le tematiche principali di cui si dovrà occupare questo responsabile per la transizione digitale e naturalmente una serie di azioni che seguo da lungo corso all'interno dell'iniziativa Common Web. Diciamo che l'esito di questa mappatura è stata piuttosto interessante e il percorso che abbiamo fatto, insomma, ha dato anche degli esiti tutto sommato incoraggianti. E è emerso comunque qualche elemento, insomma, di miglioramento su cui punteremo nel prossimo futuro. E la cosa principale, però, che mi sento di dire è che abbiamo capito per l'ennesima volta che si tratta di un percorso, questo della digitalizzazione, assolutamente indispensabile e di fatto sia gli aggiornamenti del CAD che il piano triennale non fanno altro che sottolineare delle iniziative che abbiamo già intrapreso da tempo e per certi aspetti anche molto rischioso, per cui fortemente antieconomico, potrebbe essere un percorso, diciamo, che manca di visione olistica, di una visione d'insieme. Quanti progetti abbiamo visto, per esempio, con grandi investimenti a impatto quasi, quasi nullo, e naturalmente anche il rischio di una deriva tecnologica quando gli obiettivi non sono perfettamente chiari. Obiettivo, la cui sintesi, insomma, l'ha presentata perfettamente Gianni Dominici all'inizio del webinar e che però sono nel dettaglio naturalmente codificati anche all'interno del piano triennale. Cioè, in questo caso è finalmente il cittadino a essere al centro dell'attenzione su una serie di iniziative che riguardano amministrazione digitale, naturalmente. Qui abbiamo già un percorso appunto molto incoraggiante per noi. Naturalmente è stato un piacere, insomma, riscontrare anche soprattutto all'interno del capitolo 13 una serie di conferme. Ma anche di amministrazione aperta. Non ci dobbiamo dimenticare tutto il tema legato all'open government, su cui abbiamo chiaramente sviluppato una serie di iniziative e una serie anche di strumenti, di microservizi a supporto dei vari enti che vogliono cimentarsi con questo tipo di azioni.
I servizi devono essere anche facilmente usabili, significa intervenire con alcuni accorgimenti non banali, fin dalla fase di progettazione, ad esempio l'attenzione allo smartphone, l'attenzione agli utenti anche in fase di raccolta di requisiti, per esempio. Erogare servizi di qualità è un'altra raccomandazione, un altro obbligo, ma soprattutto un dovere verso il cittadino, quindi ci deve essere un supporto assolutamente adeguato, il consorzio dei comuni è in grado di farlo già su una serie di microservizi, un supporto di helpdesk rivolto agli enti stessi e naturalmente una propensione a un cloud con una prospettiva aggiornata sostanzialmente. Il cloud non è semplicemente un posto dove vengono parcheggiati dei servizi esistenti, ma prevede esso stesso, per essere efficace e usato al meglio, che ci sia o una reingegnerizzazione dei prodotti o comunque che i prodotti nuovi vengano progettati in funzione di un'erogazione con un'unica istanza di fatto su tanti enti. Efficienza ed economicità sono altri due parametri naturalmente da tenere in considerazione. Quindi inizio molto molto brevemente, poi spero ci saranno altre occasioni di chiarimento e approfondimento, una sorta di censimento perlomeno ecco, di questi microservizi, che sono tutti naturalmente indipendenti tra di loro, interoperabili, rilasciati in open source e possono essere attivati in vari modi o attraverso il consorzio dei comuni o disponibili sul mercato attraverso i mercati elettronici. Primo tassello naturalmente è quello che riguarda i servizi online e quindi introduco la stanza del cittadino, che è un progetto che consiste in una piattaforma digitale che serve per facilitare la gestione delle istanze, quindi la modulistica fondamentalmente online. È stato progettato in un'ottica digital first che prevede che ci sia necessariamente una messa in discussione della tradizionale modulistica per raccogliere meno dati nuovi e riusare più, anche in un'ottica di cooperazione applicativa, naturalmente interna agli enti, i dati di cui già l'ente dispone e naturalmente una propensione molto forte allo smartphone, quindi devo essere in grado di erogare servizi attraverso smartphone. E anche su questo abbiamo alcune pratiche, quindi ambienti già in produzione. Comune di Rovereto è uno dei principali, che eroga già, oltre ai servizi di stato civile, per esempio anche i servizi legati all'IMIS, mettendo a disposizione documenti riservati a ogni singolo cittadino. In termini di cooperazione applicativa, abbiamo integrato alcune delle piattaforme abilitanti di Agide, alcuni altri strumenti verticali che sono presenti in Trentino e altrove, quindi SPID essenzialmente per l'autenticazione. Recentissimamente, negli ultimi giorni, anche PagoPA attraverso la collaborazione con Informatica Trentina, quindi MyPay, diversi protocolli, tra cui naturalmente il più diffuso in Trentino che è P3 e i sistemi di conservazione come PAR. È in corso invece l'integrazione con ANPR che faciliterà l'erogazione di una serie di servizi online. Questa verrà conclusa indicativamente a novembre. E il cruscotto che si mette a disposizione del cittadino ha un po' la pretesa di tenere insieme tutte quelle che sono le istanze e le posizioni aperte tra il cittadino e l'ente, quindi aperte o direttamente da parte del cittadino o aperte da parte di un professionista, al caso per esempio della SCIA Online, che specificando il codice fiscale del cittadino può rendere visibile all'effettivo titolare della pratica quello che è il dialogo che intercorre tra l'ente e il professionista che lui ha delegato. Evidente che in questo caso, attraverso smartphone e in diversi altri modi, con delle notifiche, il cittadino si sente finalmente protagonista e comunque rimane aggiornato rispetto anche a lunghi percorsi, senza aspettare l'esito finale, naturalmente, dell'istanza. Quindi, prima cosa, naturalmente, segnalazioni, notifiche e scadenze, altra cosa, possibilità di seguire tutto l'iter della pratica in maniera molto puntuale. E naturalmente poter contare di più su tempi certi. Quindi, questa è anche l'altra occasione per le amministrazioni, poter offrire al cittadino dei tempi certi rispettati da tutti i soggetti coinvolti, con anche possibilità di monitorare in maniera automatica le performance del servizio. Tra i vari servizi online non dimentichiamo naturalmente il buon vecchio sito web istituzionale che segue anche questo come la stanza del cittadino, le linee guida di Agid, all'interno del quale l'ente è chiamato a fare comunicazione e a valorizzare, soprattutto in questa nuova fase, i servizi non necessariamente online che espone, puntando anche qui naturalmente su un approccio mobile first. Quindi è lo smartphone quello che determina in qualche modo anche la priorità della comunicazione e delle informazioni che vengono esposte sul sito.
E ovviamente il sito, come una serie di altri microservizi, hanno l'obiettivo di andare alla fonte del dato e quindi mettere in condizione potenzialmente chiunque di raccogliere informazioni precise e strutturate, in modo tale che siano comprensibili non solo dagli umani, viste perfettamente, insomma, diciamo, in una pagina web, ma anche dalle macchine. Significa dotarsi di standard. L'esercizio che stiamo facendo già da qualche tempo, almeno un paio d'anni, è convergere verso standard italiani e europei, naturalmente, anche con la collaborazione di Agid, per riuscire a integrare ontologie e vocabolari controllati all'interno dei microservizi. Il risultato è stato quello che abbiamo una serie di dataset che sono già conformi a queste regole, pubblicati grazie anche alla collaborazione con la provincia di Trento sul portale Dati Trentino IT e da qui la convergenza verso il portale europeo. E naturalmente siamo solo all'inizio, questo ci tengo a sottolinearlo, naturalmente perché non lo ritengo un punto d'arrivo questo, ma semplicemente un punto intermedio. C'è tanto ancora da fare, i dati ancora non vengono utilizzati pienamente come potrebbero, opportunità ce ne sono. Iniziano ad esserci soprattutto perché stanno affacciando diverse aziende che iniziano finalmente a riutilizzare i dati. Dati sono l'elemento portante anche della sezione amministrazione trasparente che, se gestiti correttamente, possono trovare dei benefici in termini di controllo, validazione automatica, restituzione anche ad ANAC di quelle che sono le informazioni di base, ma soprattutto anche, ancora una volta, dati aperti che possono essere utilizzati potenzialmente da, chiunque. Tutto il tema dell'open government naturalmente è prioritario, è stato prioritario fin dall'inizio con Common Web, visto che gli interlocutori non sono soltanto addetti ai lavori interni alla pubblica amministrazione, ma soprattutto i cittadini, che possono essere coinvolti in vari modi. Il caso di DIMMI, che è un servizio che serve per facilitare la discussione e le consultazioni civiche da parte dei comuni. Una sorta di forum strutturato per raccogliere i pareri. Abbiamo alcuni casi d'uso, per esempio quello di Riva del Garda sull'utilizzo di balneazione dei cani, che sono stati di particolare successo. Anche qui l'esercizio di formazione e accompagnamento sono strategici, evidentemente, per una buona riuscita del progetto. Quello che abbiamo visto dietro le quinte, come dato interessante, è che c'è in prossimità di un'iniziativa di partecipazione comunque un'esplosione di interesse da parte dei cittadini che si ricordano che esiste ancora un'amministrazione e dimostrano di aver voglia di partecipare. La conferma è stata nell'ultima sperimentazione che abbiamo fatto proprio a Riva del Garda, legata al bilancio partecipativo, quindi un sistema di voto che censisce, diciamo, il parere soltanto dei cittadini, dei residenti a Riva del Garda, con dei sistemi opportuni di autenticazione. E qui il cittadino è stato accompagnato prima nella descrizione, naturalmente, del servizio, delle proposte, di alcuni progetti che si candidavano a essere finanziati, con la possibilità a un certo punto del voto effettivo. Sensor civico è un'altra proposta che è offerta dal Consorzio dei Comuni, consente da smartphone di rilevare le classiche segnalazioni, le classiche anomalie. Anche questo va tarato dal punto di vista della comunicazione, quindi è l'ente che sceglie dove utilizzarlo in qualche contesto. Funziona naturalmente anche da smartphone, la specificità un po' è quella che la cronologia di gestione di queste segnalazioni è totalmente pubblica, quindi non solo il cittadino che segnala, non solo l'ente, ma tutti gli altri concittadini possono vedere qual è lo stato di avanzamento dei lavori e qual è la risposta, presumibilmente risolutiva dell'istanza. Dietro a questo, naturalmente, la partita si regge ancora una volta sui dati, quindi io posso mostrare le performance dell'ente. Posso dare una serie di cruscotti interattivi anche ai cittadini, cosa che fanno alcuni comuni, già ad esempio Bolzano, ma anche Ville d'Anaunia, che consentono di filtrare sulle segnalazioni in base a determinati criteri e riuscire a capire dove è successo quale problema in che periodo dell'anno. Un ulteriore esempio di collaborazione tra enti e cittadini ce l'abbiamo con Open Agenda, lo strumento che citava prima Walter. Si tratta di un calendario partecipato dalle associazioni, tipicamente culturali ma non solo. Qui è un'interfaccia abbastanza gradevole dove gli eventi vengono mostrati con vari criteri di ricerca su una mappa, eccetera. Quello che ci sta dietro è anche un processo di concertazione, naturalmente, di quando questi eventi dovranno essere organizzati insieme all'ente e tra associazioni, quindi un calendario per addetti ai lavori che fa risparmiare un sacco di tempo di telefonate e di concertazione tra i vari soggetti coinvolti. L'obiettivo è quello di abilitare le associazioni e di inserire e generare nuovi eventi dal momento che sono i soggetti che meglio conoscono tutte le caratteristiche dell'evento, in modo tale che ci sia una distribuzione automatica e multicanale degli eventi stessi, nonché dei profili delle associazioni.
Quindi si invita l'ente a cambiare mestiere, in qualche modo, e anche il cittadino a avere un ruolo diverso, da un processo più tradizionale, dove il comune inserisce l'informazione, a un processo dove le associazioni inseriscono il dato, il comune controlla che tutto si svolga per il meglio e naturalmente anche la possibilità di pianificare nel corso del tempo le azioni o le manifestazioni culturali in collaborazione col cittadino. Con un drammatico, piccola conseguenza, aumento della qualità e della quantità dei dati che riguardano l'offerta culturale a livello di territorio. E legato a questo c'è un altro microservizio che è Spazi Comuni, legato più che altro alle prenotazioni delle sale, con tutta la gestione dell'iter, insomma, che potete immaginare. Da qui a breve ci sarà anche l'integrazione con MyPay PagoPA, quindi provvederemo anche all'ultimo passaggio che era quello del pagamento. E poi una serie di iniziative sperimentali, ad esempio l'iniziativa sul Pedibus, è un altro microservizio. O l'iniziativa legata al DUP, a prova, diciamo, sia di cittadino, quindi il cittadino inizia a capire qualcosa che sta dietro documenti tipicamente molto molto complessi, ma anche abbia scoperto gli amministratori, perché è talmente complessa anche qui la normativa, le pratiche, che non è un aspetto banale, insomma. Se lo basiamo sui dati, naturalmente anche in termini grafici o interattivi, tutta questa informazione inizia ad avere un valore e un significato anche un po' più comprensibile. Tema del cloud naturalmente è centrale per poter essere affidabili. E abbiamo scoperto che per esperienza, poi insomma potremo anche approfondirlo all'interno di sessioni successive, ma se vogliamo puntare su affidabilità, continuità di servizio, smartphone o servizi a prova di cittadino, non possiamo fare a meno del cloud, quindi il cloud non è soltanto un obbligo, insomma, no? È una necessità. E a breve completeremo anche l'iter di qualificazione dei servizi in SaaS per il cloud della PA. Servizi in SaaS significa servizi che possono essere sviluppati una volta sola, mantenuti una volta sola, e dove l'istanza può essere messa a disposizione di tanti enti, con criteri molto interessanti legati sia all'efficienza che anche all'economicità. Quindi citava Walter Merler prima due aspetti fondamentali. Uno legato naturalmente al riuso e l'altro all'open source. Si tratta di andarsi a guardare, peraltro, altra sorpresa molto interessante, gli ultimi aggiornamenti del CAD, articolo 68 e 60, e 69, e naturalmente cercare di cogliere alcune opportunità legate, per esempio, alla condivisione di risorse per sviluppare applicativi unici. In questo senso si tratta di mettersi d'accordo, deve esserci naturalmente un coordinamento, ma deve esserci una spinta che avviene da parte di tutti i soggetti coinvolti, quindi pubblica amministrazione da un lato e aziende dall'altra parte. Le aziende devono mettersi in discussione naturalmente e cercare di abbracciare anche nuovi modelli di business. Il nuovo modello di business, insomma, no, che riteniamo più adeguato naturalmente è quello basato sulle economie di scala, quindi, per citare un'espressione rifkiniana, a costo marginale quasi zero. E riuso e crowdsourcing sono delle esperienze di cui il Corso ha già avuto prova di efficacia in qualche modo, e sono delle occasioni anche interessanti. Qui vedete le date, le ho lasciate volutamente, fa riferimento al 2014-2015, perché consentono in maniera piuttosto efficace di condividere i saperi che stanno all'interno di varie pubbliche amministrazioni e di far evolvere degli strumenti in maniera particolarmente economica. L'aspetto fondamentale della licenza, quindi l'open source, chiaramente facilita di molto questa serie di passaggi. E chiudo con una veloce puntualizzazione sui costi e sui risparmi. Quello che ha dimostrato Common Web è che è possibile innovare almeno su una serie di strumenti di base ottenendo anche un risparmio economico. E il risparmio economico è una variabile di cui si dovrà occupare anche il responsabile per la transizione digitale. Non si può innovare, insomma, senza un tetto massimo, ma naturalmente questo 1.800.000 euro che abbiamo stimato di potenziale risparmio naturalmente si può riflettere nel corso del tempo, nel corso degli anni, anche in una capacità di investimento naturalmente maggiore in termini di innovazione, quindi prodotti, servizi che oggi ancora non esistono. Io direi che ci siamo e vi ringrazio molto anche per l'attenzione.